corri. Un'atmosfera di carattere. Si punge più avanti il sedile, se vuoi, avanti più avanti, indietro col culo, così. Hai dimenticato il passo in più. Mi sono... ho avuto un attimo di esitazione. Ogni tanto tiene un po'. Guarda, ma vai a una velocità che non... veloce, eh? Abbastanza. Bip perché si sale. Ah, bip. C'era anche un po' che non decollavo con così poco vento col doppio. In effetti ce n'era poco. Eh sì. Figata però, bellissimo. Eccolo! Se vai un po' come in moto, sono troppo piccole. Vela poi fa una specie di tipo l'onda dell'autostrada, eh? Guarda, che è viscosa. E quindi volare dietro a uno è possibile che sfrutti delle tecniche che lui stacca. Pensa a te. No, quello che mi fa impressione è che ha un sacco di vuoti d'aria. Cioè quando sali poi hai un sacco, sbaglio. E tutto quello che sale prima o poi deve anche scendere. Quindi ci sono i piumini, un po' di aria salì. E praticamente tira, cioè, tiri e fai la curva. Eh sì, quello è banale, pilotaggio poi in volo. E poi per salire? Devi trovare l'aria che sale. Ha ha ha.
che figata. Ok, quando siamo gli ultimi metri ti rimetti in piedi come quando siamo decollati. Okay. Se non riesci a stare in piedi fai il ruzzolone, va bene lo stesso. Intanto vedi Camosci. I cacciatori più grezzi mi hanno chiesto: ma si può poi portare il fucile in volo? Madonna! Cazzo, dai, problemi per su, ancora sparare. Tirare i cavoli. Madonna. Oh yes! Yes! Che figata! Bellissimo!